Singapore, care le mie ragazze, lì faremo l'amore e all'alba ci addormenteremo sulle spiagge d'oro. Sì, vi porterò con me a Singapore, care le mie ragazze, lì faremo l'amore. Queste parole hanno accompagnato una stagione indimenticabile, l'estate più bella della mia vita. Fu allora che durante un viaggio in Spagna conobbi l'amore, quello vero. Quello che ti riesce a dare la felicità e a togliertela in un istante. Io l'ho perso, infatti, quell'amore, dopo nemmeno un mese. Non è importante che voi sappiate perché l'ho perso, cari amici, anche perché non l'ho mai saputo, nemmeno io. È importante solo che voi sappiate che l'ho ritrovato. Allora vengo al dunque. Mi chiamo Winterbox. Ai tempi di Singapore ero uno squattrinato, giovane musicista che si finanziava la vacanza spagnola suonando la chitarra nella metropolitana di Barcellona. Cantando la vostra canzone si innamorò di me una ragazza. Seguirono giorni bellissimi d'amore. Poi all'improvviso scomparve nel nulla, senza preavviso. Dopo qualche anno, tornato in Spagna, ho visto un enorme cartellone pubblicitario con la foto di quella donna. Era diventata una star. Provai un irresistibile desiderio di vederla di nuovo. Passai intere giornate ad aspettarla di fronte al cancello della sua casa nel tentativo di intercettarla, ma ogni volta era inavvicinabile. Fans, manager, giornalisti si accalcavano e mi ricacciavano indietro, finché una volta mi sentii dal suo sguardo che mi fissava. Mi raccontò qualche tempo dopo che all'improvviso sentì negli occhi una forza magnetica che la spinse dietro tutta quella gente. Sì, proprio verso di me. Mi prese per mano e mi spinse nella sua auto, senza parlare. Poi ordinò all'autista di partire. Fu così che la mia vita cambiò. Cominciai a scrivere canzoni per lei e divenni il suo manager. Ora sono ricco e potente e decreto il successo di chi voglio io. Vi starete chiedendo a questo punto perché mi scrivo e cosa voglio. Con la vostra arte e la vostra canzone avete fatto la mia fortuna.
ed io, dopo tutti questi anni, ho deciso di ricambiarvi. So che dopo il successo di Singapore siete piombati nell'oblio e lasciate perdere Wando, un piccolo impresario di provincia, tra l'altro mio concittadino, che vi sfrutterà fino a lasciarvi in mutande. Dunque vi racconterò su un treno come organizzerò alla grande una vostra round 3 e come vi porterò di nuovo al successo, questa volta planetario. 2-3 mesi di prove e poi via in tournée in Europa, in Giappone e negli States. Tutti e tre riceverete questa lettera. Vi aspetto lunedì 18 di questo mese sul treno delle 16:30 che porta a Raiano, dove ho la mia residenza estiva. Punto. Winterbox. Sonia, fai 3 copie di questa lettera e imbustale tutte e 3. Questi sono i nomi, gli indirizzi, dovranno essere recapitati al più presto. Posso esserle utile? Sono stato sempre incuriosito dai fenomeni evolutivi. Il tronco di un albero e un tavolo di legno abilmente costruito. In fondo, sono parte di un unico processo evolutivo. Avrà sofferto quell'albero, tagliato e sacrificato a quel destino, anche se nobile. Qualcuno ha detto che le piante hanno interiormente il senso della propria esistenza e che provano quindi gioie e dolori. Il dolore fisico provato da questo albero potrebbe quindi essere soppiantato dalla gioia di essere diventato una cosa bella, un'opera d'arte. Mi scusi, ma non la seguo proprio. Non tutti sono in grado. I miei studi sui poteri segreti della mente mi spingono ad interessarmi degli aspetti più variegati del comportamento. Ad esempio, alcune specie animali, non avendo sviluppato il linguaggio, hanno mantenuta viva l'unità psichica. All'interno del gruppo, quindi, ogni individuo contribuisce a formare una mente collettiva. L'uomo, con il tempo, ha sviluppato la concezione dell'individualità, troncando così i sottili rapporti psichici che nelle altre specie animali ci danno il senso della mente collettiva. Questo vuol dire anche che esistono altre possibilità di contatto tra le menti, ma che non ne siamo coscienti? Voglio dire che quando riusciremo ad utilizzare più di quello scarno 10% del nostro cervello, comunicheremo in modo più profondo, forse anche con altre specie. Ma lei è cosciente di ciò che è riuscita a fare con le sue opere? Lei ha creato menti partendo da altre menti. Lei non mi piace. Ne ho ricevuti già 2 di Grammy, ma l'emozione è sempre forte. A proposito, caro, a che ora abbiamo il volo lunedì? Accidenti, avevo dimenticato. Comincio a perdere i colpi. Alle 8, cara. Pronto? Ah, sei tu, dimmi. Non è possibile. Mi stai dicendo che salta al concerto di Londra per un banale raffreddore di un bassista? Mi disturbi per un banale raffreddore di un bassista. Io ti ho assunto per tediarmi con un banale raffreddore di una testa di cazzo di un bassista. Il concerto si deve fare, trovo un sostituto. Oh. A proposito,
ho scritto 3 lettere a 3 artisti ai quali tengo particolarmente. Ho fissato con loro un appuntamento per portarli nella mia casa di campagna, su un treno locale. E sono un vecchio romantico. Non posso andarci. Sono Howard. Incarica qualcuno di tua fiducia di portarli a Raiano. E tu trovami subito un bassista. Oh, devono star bene, eh? Io li raggiungerò il giorno dopo. Ah, da Sonia, la segretaria, fatti dare le lettere da recapitare. Mi raccomando,